DEFCON 1 Bella a tutti ragazzi, Jeflex che vi parla ed oggi siamo tornati nelle Bad Wars in compagnia di Brazzaville. Ciao. E poi siamo in compagnia della scimmia che è finalmente tornata. Ah, quindi sei tornato. Ragazzi, la scimmia era andata in vacanza a Dubai, quindi in questi giorni ecco il motivo perché non era scomparso. Comunque, quando hai letto dal titolo, ci andiamo a fare il collegio sulle Bad Wars. Ora vi spiego in come consisterà questa partita. Sarà un po' diverso, infatti stiamo facendo solamente noi tre. Allora, ogni team, ogni giocatore, per questa volta, perché essendo la prima vogliamo fare solamente noi, così si capisce meglio, andrà a scegliere un personaggio del collegio. Cioè, vi spiego ancora meglio. Ci sono gli studenti, ci sono il sorvegliante, c'è il preside, ci sono i professori. Quindi, essendo pure quattro team, ognuno sceglierà chi dovrà essere. Io scelgo di essere il preside. Così il preside? Sì. Tu, Brazzaville, che cosa scegli? Io sono studente. Tu scegli lo studente che verrà sottomesso dal preside. Tu, Gri? La maestra. Quindi, ragazzi, io ho anche il potere di espellere Brazzaville dal collegio. Nulla. Ma fatemi sapere la vostra nei commenti per questa serie TV che stanno facendo per adesso. E tutta YouTube Italia sta parlando del collegio 3. Voi cosa ne pensate? È una serie TV dove praticamente dei ragazzi vanno in un collegio e dovranno stare tipo alle regole di quel collegio. Tipo, tu sei nel 2019, ma devi stare alle regole del collegio ambientato nel 1968. Quindi dovrai stare con quel tipo di regole del 1968. Quindi i telefoni non li puoi usare. Tipo, per un mese non puoi usare i telefoni. Dovrai studiare come un malato. Oppure dovrai tagliarti i capelli e farteli come quelli che facevano schifo in quel momento. Vabbè, comunque, tutte queste cose qua. Esatto. E boom, sono arrivato per primo al centro. Vediamo chi vincerà questa battle. Se sarà come sempre il preside a vincere oppure gli studenti. Io però mi spavento anche del professore Cri, perché lo vedo molto severo. Si è un po' complimentando. Non è normale che ti dato complimenti da solo. No, tu ti stavo complimentando a te. Che fai? Ti sei arrabbiato? No, tu stai completando a te. Stai completando. Che normale, una persona si auto. Come potrebbe dire? Si auto. Comunque, come lo vuoi fare il professore che manco sai parlare l'italiano? Sì. Ok, ragazzi, abbiamo. Ok, ragazzi, abbiamo visto come il preside ha ucciso. Ucciso l'alunno. Ecco, vedete, come sempre, che il preside è molto più forte di tutti. Infatti, come fascia di età ci siamo anche. Aspetta, levati. E ti toglie. Perché si è messo sta scimmia? Ok. Oh, mamma mia, ragazzi, come disturbano questi alunni di oggi. Sono diventati proprio così monelli e che disturbano le persone che stanno lavorando in santa pace. C'è una vergogna proprio. E cosa ne pensi, Gri? È una vergogna. Ok, il letto all'alunno 1 già gli ho distrutto. Dove sei, alunno? No, lo sta vedendo da me. Forza, professore, che sei troppo lento. Dai, ancora devi arrivare al centro. Io già ho distrutto il letto dello studente e tu ancora devi arrivare al centro. Ma sono dallo studente se hai distrutto, no? Allora, lei è scemo. Lei è scemo, vabbè. Sta risata. Vediamo che l'alunno viene espulso dal collegio, ha perso la sfida contro il preside. Purtroppo, ragazzi, il preside è tutto un livello più avanti rispetto all'alunno. Non è scarso come il professore.
Infatti si vede tutto in cielo. Yeah, in teoria il professore. Io mi dileguo. E in teoria il professore dovrebbe essere. Guarda, professore, ti aiuterei ad arrivare al centro, visto che tra preside e professori c'è una collaborazione. Ah, ok, dai allora. Hai visto? Guarda qua. Basta. Ragazzi, là. Abbasso professore. Che è questo razzismo verso Cree? Razzista. Vergogna. Hashtag abbasso professore. In generale. Abbasso l'alunno. Io pure abbasserei l'alunno. Bravo Cree. Preside e professore si trovano d'accordo. E l'alunno per vendetta? Fa un'altra cosa. Ma come fate a passare? Sta un pochino laghicchiando. Ma quale laghicchiando, che lui è orbo. E l'alunno per vendetta rientra e guarda. Vabbè. No, vattene, brutto professore cattivo. Comunque, vediamo che è una bellissima sfida tra preside e alunno. Ah! Ah, è morto! Ah! Fermo. No, vattene via, mi confondi. Sei espulso dal collegio. Li volevo da 25 davanti. Brutta luna. Ma perché non le buttate in mezzo alla strada? È sulla barricata, è stato. Alunno rispettoso. C'ho anche un po' d'oro, man. Per non aver rispettato le regole del collegio, lei è espulso. Ah! Ha abbandonato il party. Via, vattene via. No. Ne vai? Ti ne vai? No, e dai, ma che spada! E basta, quante spade c'hai? Mamma mia. Basta, professore sempre. Cattivo, non ti pago lo stipendio. Oh, attento, il professore, ma tu di che professore di che materia sei, Cree? Di ginnastica. Come dici? Ecco perché sei così scarso. Il professore di ginnastica conta poco in un collegio. Se eri il professore di italiano, magari riuscivi a combinare qualcosa. Vattene. Ah, ti posso prendere. Madonna! Oh! Mamma mia! Tanto saremo qua in eterno, io non ti pensavo. Letto distrutto. E il professore di educazione fisica adesso morirà. Vieni qua, professore. Non si faccia una corsa. Devo vedere io gli alunni come corrono, non come corre il professore. Venga qui, professore. Che devo pagare lo stipendio. Sì, c'è il piccone, lo sai, vero?
Ma non lo vuoi pagato lo stipendio, professore, vieni qua. No, no, via, via, via. Ma che era sta mossa del gorilla questa qua, eh? ragazzi, era scontato che avrebbe... Il gorilla ha perso, visto? Hai perso. Era scontato, ragazzi, che il preside avrebbe vinto. Quindi questa volta sono stato un po' scorretto verso gli altri. Mi sono preso il preside che è troppo forte. Questa volta andrò a prendere la luna. Oh, mi raccomando, spero che vi sia piaciuto questa sorta di tipologia di video più simpatica. Mi raccomando, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale. Dai, Flex, Cree e Brazzaville è tutto. Bella, ciao.